Non è cosa di tutti i giorni trovarsi a dialogare con un atleta oro olimpico, soprattutto se si tratta di una vera e propria leggenda dello sport italiano, come Giuseppe Abbagnale, vincitore di 2 ori olimpici nel canottaggio a Los Angeles 1984 e Seul 1988 insieme al fratello Carmine, e portabandiera italiano a Barcellona 1992, in cui fu il capitano della spedizione tricolore. Abbagnale oggi è presidente della Federazione Italiana Canottaggio ed è giunto nei giorni scorsi al Porto Marina di Capodorlando per parlare della sua esperienza con gli alunni delle classi quarta e quinte del liceo sportivo Lucio Piccolo. Qui ho iniziato a fare canottaggio perché avevo uno zio che era allenatore giù al Circolo Nautico Stabia e lui stesso aveva praticato canottaggio e aveva un fratello che è un altro zio che in quel periodo faceva canottaggio e quindi ha cercato di fare proselitismo per acquisire nuovi giovani e naturalmente il primo posto dove ha cercato è stato in famiglia. Beh, l'oro alle Olimpiadi è sicuramente il più grande risultato che un atleta possa desiderare. Per fare questo chiaramente si deve acquisire una grande professionalità e non ci si arriva tutto d'un botto. Quindi c'è un percorso e come tutti ho fatto il mio percorso partendo dalle nazionali giovanili, pian piano crescendo, arrivando alla nazionale maggiore. Dunque, il canottaggio è sicuramente uno sport complesso. Però richiede sicuramente molta predisposizione, richiede anche sicuramente molto sacrificio. Da presidente, quello che mi auguro è sicuramente vedere la nazionale italiana primeggiare. Allora, oggi siamo qua al Marina di Capo d'Orlando, intanto per conoscere questa bellissima realtà, ringraziamo per l'invito e vorremmo provare a lanciare una nuova società e quindi una manifestazione di beach sprint, quindi di canottaggio costiero in mare aperto e presentare una manifestazione per l'anno prossimo, quindi nel calendario 2024 inserire una regata promozionale. Oggi è una giornata veramente importante per Capo d'Orlando, per la nostra comunità, perché accogliere una leggenda dello sport italiano. È stata per me una sorpresa ritrovare il presidente Abbagnale nel mio paese, diciamo, perché io sono di San Salvatore, però ho studiato a Capodorlando. Tra l'altro venire qui e trovare anche la scuola, il liceo Lucio Piccolo, che adesso è indirizzo sportivo, è stata per me una sorpresa, perché io appunto ho studiato nello stesso liceo che hanno frequentato questi ragazzi. Una giornata bellissima di promozione dello sport e di promozione del canottaggio. Spero che ci siano altre giornate così e anche la possibilità che il canottaggio, ecco, arrivi anche qui dove ancora, diciamo, non c'è. Della cultura sportiva italiana e internazionale non è da poco, quindi un evento importante per poter lanciare quel messaggio del diritto allo sport, di garantire il diritto allo sport, un incontro anche che vedrà presente il liceo sportivo di Capodorlando.